studio, entriamo. Ah, ok. Cominciamo a parlare intanto di quello che è il nuovo singolo, il nuovo album, le vostre, appunto, quello che vi ha influenzato. Che fai, chi sono gli Osprey? Chi sono gli Osprey? Dario 1 o Dario 2? Parla Dario Manzo. Ok, Dario Manzo, perfetto, dai. Da parlo io perché i pezzi li ho scritti quasi tutti io, a parte due pezzi che sono stati scritti, il testo è stato scritto dal bassista, dal vecchio bassista, Giorgio Manuguerra. Niente, questi pezzi sono stati scritti, diciamo, tra il 2013 e i giorni d'oggi, perché dopo... Quindi una lunga gestazione. Più che lunga gestazione, è stata una cosa forzata, non ci siamo mossi più dopo il liceo, ognuno ha preso una strada diversa. Io sono andato all'università, sono partito con l'esercito, chi è andato a fare biologia. Ok, insomma, le strade sono divise e poi sono ritornate a... Sono ritornate esatto l'anno scorso, nel 2016, dove abbiamo iniziato a lavorare su quest'album, appunto, per rimettere un po', per mettere un po' in chiaro tutte le idee che si erano svolte tutti questi anni, e siamo chiusi in studio. È stata una lunga gestazione quest'anno, perché praticamente è passato. Allora, gli album nascono così comunque, no? Sì, fra vari problemi. Tra lavoro, ma è una cosa normale. Soprattutto i problemi che comunque ci sono sempre. Avete cambiato il batterista, cosa che vorremmo fare anche noi in The Mix. Maurizio, ti amo, tu lo sai, quindi non lo faremmo mai. Abbiamo preso Giuseppe Allotta, che è un batterista. Un ottimo batterista, l'ho visto quest'estate, veramente bravo. Eh sì, quindi ci apprestiamo, comunque, dato che lui sta a Londra, hanno una tournée prettamente europea, più che italiana. Ottima cosa, perfetto. Dario vuole dire qualcosa. Mi sento di dire che comunque l'album nuovo è più una raccolta, diciamo, di quello che abbiamo fatto in questi anni. Mm-hmm. E sul finire c'è il singolo che abbiamo fatto uscire oggi, che si chiama Blood and Blood, che lo sentiamo dopo. Diciamo che è più nuova, perché l'abbiamo perché l'ho scritta appunto a gennaio dell'anno scorso, quindi è stata proprio recente... la canzone che è stata scritta e che è stata registrata. Vabbè, cioè... molto spesso succede così, no? Sì. Anche in sala prova di solito il batterista parte con un tempo, arriva il chitarrista, gli mette il riff sopra e nasce un pezzo nuovo. Succedono queste cose, amori? A volte sì. Invece con me... dai, che succede? Con me funziona diversamente, perché voi vi scannate tutto. Lui comincia a scrivere a casa sua, in cameretta, poi mi chiamo Dario, sono impantanato. Allora arrivo io, che abitiamo di fronte. Pensate, i due Dario abitano pure di fronte. È successo solo ragazzi, proprio alla grande. È successo solo in questo pezzo. Di solito arrivo con la carta pronta, la do a tutti, ok. Quindi è lui che fa tutto il lavoro e poi arrivate lì solo e suonate. A volte mi hanno aiutato, hanno scritto testi. Bello così, facile. Questa canzone particolare, arrivato al bridge, ho detto... Dario, ho bisogno di te. Vedi che io sto scrivendo un pezzo che spacca, però sono fermo. Quindi vedi di venire, ora che abbiamo le idee. E lui è arrivato con la sua chitarra. Con la sua chitarra. Con la sua. Con la sua chitarra. Vedi, un chitarrista c'ha la chitarra a casa. Va benissimo. Va bene. Non puoi parlare. No? Okay. Come ti ho detto, non parlare. Non si parla nel senso che non parliamo dopo il pezzo. Si parla dopo il pezzo. Oh, eccoci di nuovo in studio, abbiamo ascoltato i Sex Pistols, altra band che fa parte del background musicale degli Opre, e vi hanno influenzato anche loro, no? Sì, specialmente i primi Sex tempi, cioè l'adolescenza è stata proprio segnata dai Sex Pistols. Sex due Pistols. Anni di Sex Pistols però hanno lasciato il segno, assolutamente. Ovunque, veramente. Cioè, non sono mai stato molto un adoratore dei Sex Pistols, però in effetti ne riconosco la grandezza. Cioè, allora, e cosa abbiamo fatto? Ci facciamo sentire un pezzo loro subito, direttamente al nostro svariato pubblico? Partiamo a bomba? Sì, è la seconda canzone che ho scritto io. Per gli Osprey, che a quei tempi si chiamavano Aerith Metal. Parliamo del 2010. Prima del 63. No. avevo 15 anni. Della stessa ragazza che parlano quasi tutte le canzoni. Quindi hai fatto un album intero su una ragazza. Quanto pare. Più o meno, sì. Una trentina di canzoni. Diciamo che le volevi un po' di bene, sì. Ragazza, un pochino. Però io altri due che si chiamavano Dario l'avrei cercato. Ma no, ma c'avevamo l'altro batterista, Dario si chiamava. Te lo giuro.
Porca miseria, perché l'avete lasciato, ragazzi? È perché non c'era l'altro che si chiamava Dario. E vabbè, ma ne avevate uno da cercare, non avete due. Vabbè, sì, va bene così, dai. Si può risolvere. No, meglio questo batterista. O togliamo un Dario. Un gran batterista, sì, un gran possiamo batterista. Anche togliere un Dario. Cambiategli il nome, fatelo chiamare Dario anche a lui. No? Eh sì, tanto si può cambiare il nome, sì, no? Si può fare. Allora. C'è qualche procedimento da fare, ma insomma. Io penso... Little allora. Night. Questa canzone è stata l'unica canzone che abbiamo scritto tutti e quattro, anzi, io non c'ero. Lui non c'era, però eravamo tutti insieme. Mancava uno dei soli. Dario, vabbè, già esatto. Abbiamo fatto insieme da solo, e due chitarre. Insomma, ma spesso fate gli assoli insieme, io mi ricordo sì, tutti state... assoli. Vabbè, ci divertiamo perché fate... ci rifacciamo un po' i Darkness. Questa è stata una delle nostre migliori. Iron Maiden. Iron Maiden, io ascoltavo sì. Lui ascoltava Sam 41, io ascoltavo gli Iron Maiden. Hai capito? Entrambi ascoltavamo i Darkness, eravamo il sogno della Les Paul. Pensate, si nota sta cosa. Si nota, sì. Immaginavo. È un sogno che hanno un po' molto. Un bel po' di chitarristi. Ora non più. Io lo... Non ce l'hai il suo della Spola adesso? Io sì, bravo. Ah, no, avevi detto non no, ora non più. Molte persone che ho visto per strada sì. Parlando con altri musicisti. Non più la le... Ormai le chitarre vogliono le chitarre. Costo sì, ma infatti il mio sogno non è io la Les Paul ce l'ho, ma non è io voglio la Custom White. E basta, quello è il mio sogno. Un bel sogno hai, diciamo. Infatti una tournée te la compri. Little Night è stata scritta. Nel 2013, insomma, eravamo in sala prove, così, tra una risata e l'altra, entrò un cane con una pulce, possibilmente perché era un cane molto randagio e molto sporco, e noi, tra le risate e le altre cose, siamo divertiti con questo cane, gli abbiamo fatto le foto sopra la batteria. Insomma, lui si è divertito con anche lui. È nato un pezzo, dopo che ci ha pisciato nel tappeto, abbiamo pensato avesse lasciato anche qualche pulce oltre pipì e cacca. E abbiamo deciso di scriverci questo pezzo. Mi pare anche giusto, dopo i pezzi alle ragazze, un pezzo al cane. Hanno fatto anche le Zeppelin. Sì. Con Black Dog. Con Black Dog, il famoso cane nero che poi nel pezzo non c'entra nulla. Che non c'entra niente. Però si dice che quel cane bazzicava sì. In quella manicomio affettata dalle Zeppelin per registrare. E andò via quando loro andarono ed era molto amico di Robert Plant. That's part of that dream. Why you thinking home alone when the flowers full on blood? And that's part of that dream. But I wanna be in this moment where I never wanna leave. Speak about a lonely guy feeling lost and alone. Don't say if that is another bullshit, cause it isn't, cause I feel best, cause I want to give them all of you to serve. And that's part of a dream when you think it all alone, when the flowers won't blow. Questa qua si chiama Bed of the Dream. Questa è la versione acustica. Ovviamente. L'avevamo capito forse. Quella elettrica era un po' difficile di produrre. L'hai suonato ma non lo sapevo. Sei l'unico. Bella, un gran bel pezzo. Credo che vi identifica. E poi una gran bella. Sì, anche a me. E mi piace anche come suonate, tra l'altro. Sì, da questa estate. Quando ci siamo conosciuti. Diciamo che quando hanno iniziato a suonare loro, noi che eravamo al bar a bere, così, una cosa che non capita spesso, diciamo, no? E che non eravamo molto distratti da tutto il resto, diciamo noi che ci siamo girati e abbiamo detto, chi sono? Chi sono questi? E siamo infatti, quindi ci avete sorpreso piacevolmente.
diciamo. Infatti, sì, anche io ho detto che cazzo sono questi. Grazie, sì, grazie. È bella questa affermazione, è una bella affermazione. Tornati, siamo tornati. Questo era un altro dei pezzi del primo album degli Osprey. No, no, questo qua è stato è solo un singolo. Un singolo così, uscito a random. Che in realtà doveva fare parte di un EP che abbiamo scritto sempre in questi anni, però abbiamo deciso che questo EP non ci rappresenta più. Perché e quindi avete deciso sì, non lo pubblichiamo, abbiamo fatto solo quel singolo, è tutto su quel genere, molto, molto rock, molto punk, vecchio stile, che non rappresenta più quello che stiamo andando a fare. Sì, perché in effetti il singolo che sentiremo dopo è alquanto diverso. Sì, diciamo, sì, no? Io l'ho sentito oggi, ho piaciuto molto, ed è decisamente, sì, quel pezzo è decisamente diverso sì, da quest'ultimo, molto diverso. Proprio quel pezzo segna il cambiamento decisivo, infatti non a caso è stato messo come ultimo pezzo dell'album, perché segna proprio ok, è finito il periodo adolescenziale, siamo andati a fare. E infatti dicevo questo prima di arrivare in trasmissione ai ragazzi, che loro stanno vedendo al contrario, prima sono partiti un po' più, diciamo tra virgolette più commerciali, e invece adesso sono diventati più cattivi in pratica. Adesso diciamo che siete più siamo più incazzati. Siete più incazzati. Ok, perfetto. Ecco. Vabbè, non si può fare da tranquilli. No. Il giusto ingrediente. E Danilo, tu che ne pensi? Il giusto ingrediente per fare. Come dici tu, ci vuole quella cosa. Sì, quella cosa che dentro lo stomaco non ce l'hai. Se non ce l'hai. Non ce l'hai, difficilmente per fare la roba. Esatto, per presentare questo nuovo. Sì, è uscito oggi, lo potete trovare il titolo del clip ufficiale, si chiama Rapid in Blood. Okay. In siciliano Rapid in Blood. In Blood? Vuol dire? Vuol dire intinto nel sangue. Ok, infatti ho visto il videoclip, c'era un po' di sangue. Sì, era un po' psicopatico, è la metafora della vita umana messa a confronto con la vita selvaggia dei lupi, cioè diciamo questo licantropo incatenato in prigione. Come mai fare un testo su questa cosa? Perché sono stato tradito emotivamente da una persona a cui ero molto affezionato e mi sono sentito come abbandonato, incatenato e lasciato solo. Un po' arrabbiato pure. Abbastanza. Questa cosa è una cosa frequente sì, degli Osprey. E anche torturato. Noi ci vediamo un po' sopra, però loro sono arrabbiati. Ma figurati me allora, che ci combatto. Pensa a te. Cioè. Non era quella la tipa. Non era vera. Fra l'altro in questo videoclip ha partecipato. Comunque si parla di una tipa in ogni caso. Sì. In questo videoclip ha partecipato anche la mia ragazza attuale. Non c'entra niente con saluta, che saluta. Ma penso che già ti ama da impazzire. Ma questa la penso che dorma già. Vabbè, comunque ti sei cazzo la saluta. Glielo diciamo lo stesso. Scriverà qualcosa su di lei. Esatto. E infatti loro fanno tipo la parte dei dottori che mi torturano, anche se non si vede nessuna scena di tortura. Quindi però ti usano come cavi allora. È quello, sì, proprio come. No, tortura senza senso, così. Tortura psicologica. Mentale. Psicologica. Infatti è molto psicopatico. È molto peggiore di quella fisica proprio. A Facebook non dai, facciamo una foto. Sì, una foto ce la facciamo. Tutti insieme. Dai Dani, facci una foto. Non c'è bello sull'inizio. Aspetta, io prego. Prendi il telefono.